Andiamo in Libia adesso, dove ci sono nuovi combattimenti a Tripoli e vittime tra i civili, mentre il ministro degli esteri Di Maio incontra a Bengasi il generale Haftar. Trovate aperture per il cessate il fuoco, dice l'Italia, è tornata ad essere determinante. Monia Venturini. La strada da seguire in Libia deve essere quella del dialogo e della diplomazia. Stiamo lavorando concretamente affinché quella strada sia intrapresa da tutte e due le parti ed è fondamentale per noi che gli esiti della conferenza di Berlino siano rispettati. In missione Lampo da Tripoli a Bengasi, il ministro degli esteri Di Maio ripete al generale Haftar, comandante del cosiddetto esercito nazionale libico, che da mesi cinge d'assedio la capitale, quello che ieri aveva detto al premier al-Sarraj. L'unica soluzione alla crisi libica è diplomatica. Roma non accetta interferenze straniere. C'è un cessate il fuoco da rispettare. Ma il percorso resta complesso, ammette il ministro in un post su Facebook. Mentre incontra Haftar, a Tripoli Sud infuriano i combattimenti tra le forze del governo nazionale e le milizie del generale. Per qualche ora viene chiuso anche l'aeroporto di Mitica, l'unico attivo nella capitale. La diplomazia non ha i tempi delle bombe, commenta il ministro rientrato in Italia, ma sono stati fatti passi in avanti. A Bengasi, sincere aperture da parte di Haftar per un vero cessate il fuoco. Ora l'appello di Save the Children, che ha diffuso il nuovo rapporto su